Siamo qui con Vinicio Ongini, che è stato maestro per 20 anni, autore di saggi e testi per bambini e attualmente lavora all'Ufficio Integrazione Alunni Stranieri presso il MIUR. Lei, come esperto del Ministero, ha viaggiato per tutta Italia, in su e in giù, per tutte le scuole e da questa esperienza è nato un libro, Noi Domani, un viaggio nella scuola multiculturale, edito dalla Terza. In questo libro lei documenta difficoltà ma anche successi della scuola multiculturale. Che cosa ha visto? Ho visto una scuola migliore di quella che viene solitamente raccontata. Anzi, diciamo che una spinta a questo viaggio è venuta proprio dal racconto collettivo, nazionale, troppo ansiogeno, troppo difensivo. Ci sono invece molte cose positive che non escono, che non emergono. Questa è stata la spinta per il mio viaggio dentro le scuole. Infatti, nella prefazione al suo libro di Tullio De Mauro, lui ci dice che in fondo non siamo poi così, anzi, lui dice in fondo forse siamo bravi e non lo sappiamo. Sì, è un'osservazione giusta, basta vedere i titoli di questi giorni, di questo anno scolastico che è appena iniziato. La scuola è un disastro, questa è l'immagine che esce dai media, anche dalla politica. Nel disastro c'è una sfida, un laboratorio con dentro i bambini, i genitori, gli insegnanti, i capi d'istituto, no, sono i protagonisti della vicenda, dell'educazione e molte cose sono invece positive. Quindi l'immagine pubblica, l'immagine veicolata dai media non è come quello che avviene effettivamente dentro la scuola. Ci sono ovviamente difficoltà, cose che non vanno, situazioni complicate, ma anche situazioni imprevedibili e positive e sorprendenti. Nel suo libro lei fa parlare i protagonisti della scuola multiculturale in Italia, anche un gelataio? Eh sì, i gelatai sono importanti, no, per i bambini. Ma il motivo è questo, che c'è una famiglia di gelatai, di gelatieri a Roma, la famiglia Fassi, hanno 130 anni, spaventati perché questo palazzo dei gelati della famiglia Fassi è all'Esquilino, un quartiere multietnico, difficile, complicato. Spaventati fino a 10 anni fa dall'invasione, tra virgolette, dei cinesi. Ma adesso il capostipite della famiglia dice, lo dice nel libro, che anche le seconde generazioni dei cinesi mangiano il gelato. E quindi la conclusione è che ha aperto, questa è la cosa, sembra una fiaba, ma è un fatto, ha aperto un palazzo del gelato a Shanghai. Quindi c'è anche un'immagine di futuro Certo. economico. Sempre nel suo libro lei ci raccomanda di usare questo verbo, distinguere. Fra che cosa dobbiamo distinguere? Che cosa? Diciamo la bussola segnaletica, secondo me, dentro il paesaggio multiculturale della scuola, perché non si distingue, sono tutti stranieri, no? Tanti Certo. studenti stranieri, sono tanti, sono troppi, bisogna distinguere prima di tutto tra gli studenti, bambini e adolescenti che sono nati in Italia, che sono nati in Italia, e quelli che sono appena venuti. I NAI, come li definisce Graziella Graziella Favaro. Favaro, perché sono due mondi opposti. I nati in Italia parlano in italiano, a volte in dialetto, hanno i gusti dei compagni di scuola, mentre chi è appena arrivato effettivamente può essere un problema. Non conosce la lingua, è un adolescente, ha le prese con le discipline. E poi distinguere anche tra le storie delle persone, perché gli immigrati e i loro figli non sono etnie. Non sono ambasciatori di culture astratte, sono persone con una storia in movimento, con una storia che si sta costruendo, quindi le storie. E poi le classi sociali. Ci sono immigrati poveri e immigrati invece che non sono poveri. E anche questa è una distinzione importantissima, vale anche per gli italiani ovviamente. Lei prima ha parlato di fiaba, lei per i 150 anni dell'Unità d'Italia ha coordinato il programma nazionale per le scuole in viaggio con le fiabe italiane di Italo Calvino. Che cosa c'entrano le fiabe con la multiculturalità? Intanto le fiabe italiane che sono uscite, il libro di Calvino è uscito nel 1956, un'altra Italia,
diversissima da quella di oggi, è l'Italia del boom economico, è l'Italia anche che aveva una fiducia come paese nel futuro, diciamo un paese più ottimista. Ecco, quelle fiabe, uscite nel 1956, fotografavano la, tra virgolette, multiculturalità italiana di quel tempo. Non a caso Calvino ha viaggiato dentro le tante fonti, le tante fiabe in dialetto e le ha trascritte in italiano. Dai dialetti all'italiano, le diversità e l'unità. Ma questa è l'intercultura, le diversità e l'unità. Mettere insieme le tante diversità in una cornice di unità, che è quella della lingua italiana. Inoltre, già in quelle fiabe che sono molto locali, c'è cioè la fiaba lucana, la fiaba di Cuneo, la fiaba della Sicilia, già lì si intravedono fili, somiglianze, prestiti con fiabe di altri paesi del mondo, con fiabe del mondo arabo, con fiabe perfino delle Mille Una Notte. A proposito, intercultura o multicultura? Multicultura è un po', diciamo, la definizione che fotografa uno stato di cose, no? Quindi l'Italia è multiculturale, le scuole anche, perché ci sono gli alunni che vengono da diversi paesi del mondo. Con intercultura si intende invece l'intenzione, il progetto. Intercultura è una definizione molto bella, anche se un po' abusata, un po' logorata, che significa che dentro, che nel confronto con le diversità c'è un vantaggio. L'intercultura contiene l'idea che confrontandosi, scambiandosi saperi, conoscenze, ci si guadagna tutti. L'inter è un po' un prefisso molto diffuso, no? C'è anche una squadra di calcio che si chiama Inter, però è un prefisso sempre utile, significa con, tra, significa ponte. Come ultima domanda vorrei chiederle, attualmente al MIUR che cosa si sta facendo per l'integrazione dei bambini stranieri nelle scuole? Qual è la direzione attuale? Grazie di questa domanda, così sostituiamo a bambini, studenti, adolescenti, perché c'è un po' l'idea, si parla sempre di bambini. I bambini sono cresciuti in questi anni, no, di scuola multiculturale, ci sono gli studenti. E poi un'altra azione importante che prosegue da ormai da 5 anni è la formazione, una cosa importantissima, la formazione dei dirigenti scolastici di scuole multiculturali. Perché anche qui si parla sempre degli insegnanti, no? Tutto va sulle spalle fragili degli insegnanti, no? Già caduti nella considerazione sociale, ma ogni problema gli insegnanti, i maestri, i professori. Ci sono i capi d'istituto. Nella sfida dell'intercultura, la consapevolezza, la competenza dei capi d'istituto, dei presidi, è fondamentale. Quindi puntiamo sulla formazione sulle competenze dei capi d'istituto.